Un buongiorno a tutti gli amici amanti del biliardo. Dal padiglione Expo di Calangianus è il day 3 del 25esimo campionato del mondo dei 5 birilli. Questa mattina abbiamo Fabian Arnold in regia, Tom Ruban sempre lì alle riprese accanto a me, dopo aver studiato nella serata di ieri sera alcune cose che cercheremo di mettere in campo. Ieri sera ci siamo fatti una buffata. Ieri sera è stata una bellissima giornata di biliardo e l'ultima partita è stata proprio la ciliegina sulla torta di questo bellissimo mondiale. Una partita veramente bellissima quella tra Andrea Quarti e Gustavo Torregiani, e ripartiamo oggi da quest'altra partita che vede impegnati Matteo Gualemi e Walter Ingegneri. Sì, c'è stato un po' un cambio di programma rispetto a quello che vi avevamo comunicato ieri sera, però dai, insomma, sì, fondamentalmente lo spieghiamo, non c'è niente da nascondere. Avevamo un programma, la partita tra Martinelli e Berruti, solamente che l'attesa per questa partita si stava prolungando perché Martinelli è ancora impegnato nella prima partita del girone con il brasiliano Camio. Ora dovrebbe essere al quinto set, forse al quarto set, e quindi la partita si stava prolungando, quindi per non lasciare il canale vuoto abbiamo visto che c'era questa banalissima partita, sì, tra Gualemi e Ingegneri, e quindi abbiamo fatto questo cambio. Comunque colui che sentite parlare, che mi ha mozzato praticamente la presentazione, è Nicola Biondi. Non so se si era notato dal... Ho spiegato il cambio di programma. Okay. Ora puoi riprendere dal cambio di programma, dato che l'hai accennato l'ho spiegato subito, se no, se non lo spiegavamo era un po' brutto. No, ma perché non ti ho presentato? Va bene, ma tanto sono sempre io per ora. No, poi dopo stavo dicendo qualche d'un altro. Ieri sera, siccome era come due matti, no? E giustamente quando si arriva in albergo cosa si fa? Si riparla di biliardo. Esatto, si studiano le presentazioni per l'anno nuovo, no? Guardando Flavio Tranquillo. Sì, Flavio è uno dei miei idoli. Assolutamente. Allora, vediamo un po' chi sono questi due giocatori. Beh, Matteo Gualemi, vi leggo una pagina di curriculum per volta. Vabbè, lo sapete, eccolo qua. Il campione del Galluzzo, fiorentino. Campione italiano, due volte. Campione europeo, una volta. Campione del mondo, una volta. Gare vinte, N esponenziali. Ma quadrato. Manca a Matteo il Gran Prix di Saint Vincent. Tra l'altro siamo anche prossimi a questo, perché a novembre ormai è alle porte, e dopo Trento, che sarà la prima prova della Phoebus Challenge, andremo nella Valle Incantata di Saint Vincent, anche se Calangianus, ti dirò, che ha fatto la sua bellissima figura nell'organizzare. No, siamo benissimo a Calangianus. Proprio perfetto, ecco, il termine corretto è perfetto. Walter Ingegneri, giocatore che ha vinto 9 volte il campionato argentino individuale e 2 volte campione sudamericano. Ha vinto nel 1990 la Coppa Intercontinentale per Nazioni. Walter da tanti anni nel panorama biliardistico, uno dei primi della classe del panorama biliardistico argentino. Allora, fanno parte del girone H i due giocatori, vi dico soltanto incontri vinti e incontri persi dei due giocatori. Walter Ingegneri ha disputato fino a questo momento 5 incontri, ne ha vinti 4. Un po' peggio sta Matteo Gualemi, che ha disputato 5 incontri, ma ne ha vinti 3. Sì, poi Gualemi l'ultima partita dovrà giocarla contro il sammarinese Rossini, che è di Torre Rossini, che è di origini argentine. Così mi è stato detto dal fratello di Menghi. E poi dopo nel girone è primo in fortuna, per ora ha percorso netto. Poi Ingegneri ha 4-1, Menghi ha 4-1 e Gualemi ha 3 partite vinte e 2 perse. Però deve giocare questa e deve giocare contro Rossini Torre. Ecco, questa partita può fare la differenza per Gualemi, perché vincendo questa e vincendo la prossima può arrivare o secondo e terzo. Se Matteo perde questa e vince l'altra, è molto più facile che si classifichi al quarto posto anziché al secondo o al terzo. Certo, partita impegnativa,
quindi per Matteo tutte sono impegnative, perché ci sono, c'è stata più di qualche sorpresa. Ad esempio, mi viene in mente, perché ne parlavamo 5 minuti fa fuori microfono, ad esempio il sammarinese Gobbi, che ha regolato nella giornata di, non ieri, ieri l'altro, ieri l'altro day 1, ha regolato Thomas Primon. Quindi sorprese ci possono essere, il livello si è alzato sia in Italia che nel resto del mondo, quindi tutte le partite hanno, devono essere prese con la dovuta attenzione. Gira in garuffare per Gualemi, che termina lungo, realizza 6 punti. Parziale vede avanti di un solo punto Matteo Gualemi dopo questa marcatura, 12 a 11. Allora, cosa cerchi, il programma della giornata è qua. È già corretto. Allora, il programma della giornata dopo questo incontro avremo senza commento Longo Angel Boss per il girone D, poi 3 partite commentate in sequenza alle ore 15, Natalino Scorza se la vedrà con Fernandez sempre per il girone D, alle 16.30 Paolo Marcolin contro l'ex campione del mondo Alejandro Martinotti per il girone G. E poi in campo alle 18 il campione del mondo in carica Ciro Davide Rizzo, che se la vedrà con l'uruguaiano Berruti, partita valevole per il girone A. Questo è un programma, diciamo, ufficioso, ufficioso. Esatto, diciamo. Perché possiamo al limite cambiare qualche partita, soprattutto se qualche partita tarda ad arrivare, oppure se una partita si dilunga troppo possiamo anche cambiare la successiva. Ecco, il programma di massima è questo, però per esempio avevamo un altro programma stamani ma è stato cambiato, quindi secondo delle esigenze che abbiamo a livello di tempi ci sta che questo programma possa variare, però la traccia è questa, ecco. Esatto, dalle 19.30 in poi tutte partite in diretta. Intanto Gualemi 6 punti su questo 2 al volo con un po' di brivido per il rimpallo. Tutte partite, vi dicevo, in diretta sul nostro canale, ma non commentate, a partire dalle 19.30. Mi ripeto, Caratozzolo contro Peters per il girone C. Alle ore 21 lo svizzero D'Amelio contro Martinez sempre per il girone C. E poi a chiudere la giornata alle ore 22.30 circa Moran contro Ballotta per il girone B. Questo è il programma della giornata di oggi. Alla fine della giornata poi saranno stilate le classifiche di tutti i gironi, ogni giocatore deposizionato va dalla posizione, dalla prima posizione alla quarta posizione passa il turno, ha un posto predefinito già nel tabellone e quindi poi stasera molto sul tardi, quando finirà l'ultimo turno, il turno delle 22.30, potremo conoscere il tabellone finale dei magnifici 32 che si giocheranno il mondiale ad eliminazione diretta. A quel punto da domani e tutto il mondiale si concluderà sabato con la finalissima alle 18.30. Allora chiaramente la chat la potete usare per parlarci, per mandarci dei messaggi, anzi sono graditissimi messaggi e o complimenti e o critiche. L'unica cosa, non chiedeteci come sono messi i giocatori, perché se no impazziamo, no, a parte soprattutto non saremmo in grado di dare delle informazioni ufficiali e non è, cioè rischieremmo di dire delle cose non corrette. Abbiamo già fatto dei danni inenarrabili a San Venzano quando abbiamo detto che un giocatore era professionista invece era professionista un altro, quindi cioè, l'esperienza insegna che finché non ci sono notizie ufficiali è bene non sbilanciarsi. Gualemi ancora gira in garuffare per lui, lungo era terminato nella prima esecuzione di questo tipo, adesso leggermente corto, avanti 29-17 l'italiano, ma angolo a disposizione di Walter Ingegneri, che gioca essenzialmente in chiave offensiva, realizza 8 punti e rimane alla ruota. Sì, conclusione che non prevedeva difesa se non un posizionamento un po' promiscuo delle biglie. Effettivamente capita su questo angolo di lasciarle in una posizione un po' così non convenzionale, cosa che è successa. Gualemi deve andare a vedere se battere di traverso, cosa che fa. Gualemi si mette di fianco, batte l'americana o l'americana o l'angolo, è il 4, americana sembra che l'abbia presa anche molto bene.
Sembrava meglio, eh? Sì, da come era partita, però buon controllo di Matteo. Sì, ha fatto cambio biglia Matteo. È una scelta proprio veicolata da questo concetto di non scomporre le biglie, di avere la sicurezza o quasi di mantenere la battente sul posto, di controllare e di dover quindi controllare solo la corsa della palla avversaria. Buon posizionamento per Gualemi. Traversino di misura di prima e pallino da 4 per Ingegneri. Il traversino è coronato dal successo, 4 punti, non intercetta il pallino di 4 e di conseguenza non difende. Filotto a disposizione di Gualemi. Vediamo come. Lo gioca ad incrociare dal centro, realizza 8 punti. Gualemi con questa conclusione si porta a 37. Opportunità di replica molto simile a quella di Gualemi, anche se più in apertura questa, anziché di rientro. La giocata proprio a realizzare, attenzione al rimpallo. Rimpallo che poi dopo non lo sfavorisce perché rimane una posizione. Dipende quanto corre la gialla, no? Così non lo sfavorisce. Gualemi andrà, posizione che Gualemi, bricolla. Sì, attaccherà di calcio molto probabilmente. Sì, una bricolla di mezzo taglio. Una battuta, 6 punti per Ingegneri, eh? Intorno al 15-16 della sponda corta, con un mezzo effetto. Sul largo, diminuito di forza, ad apparire le biglie in difesa semitrasversale. Buona l'uscita di Matteo. E qui Ingegneri deve scegliere se affondare le biglie o tirare veloce. Personalmente affonderei, non tirerei forte con questa forza. Prende davanti, realizza il pallino da 3. Vediamo quanto corre la gialla. Gualemi questa se la deve guadagnare, anche perché c'è il pallino che lo disturba e deve effettuare un ponte lungo. Matteo, a mio modo di vedere, quelle palle lì sulla grossa e forza della corta sono sempre ben giocate. Vediamo se rientra questa palla. Matteo l'ha trattata in modo eccezionale. Mamma mia, Matteo, rientra, che sul bella. 2. Io l'avevo vista, ti dico la verità, Nico, sull'8 pieno quella palla. Comunque, trattamento 5 per Matteo, migliorato. Sì. Poi con la marcatura del manicomio, questa, farla rientrare con questo tipo di steccata a ponte lungo. Scavata, la steccata verso il basso per addormentare la biglia battente. Una passata per Ingegneri sul filotto, 8 punti per Ingegneri, 46-42. Questo match si infiamma subito dal primo set. E vediamo se qui Gualemi tira fuori una steccata di giro sullo strettissimo del castello, anche un potenziale arrivo a pallino 3. Ci mette sotto la stecca Gualemi, torniamo in diretta, Matteo realizza 4 punti e mette tutto in parità, 46 pari, bravissimo Matteo, ottima steccata. Sì. Sì, forse ha preso i birilli peggiori, quelli del largo, però insomma ci voleva una bella mano sotto sponda. Sai che c'è il giocatore brasiliano che... Che la sta dando dura a Martinelli? Sì, mi sa che lo porta alla bella. Vediamo appena passano i punteggi. Intanto un po' impreciso. Sì, vediamo Ingegneri. Il prossimo set, i parziali. Non si salva Ingegneri sullo spondabiglia. Prende una quantità troppo scarsa di biglia. La sua sale dopo aver fatto un angolo di corta lunga. Gualemi, giro di scambio. Secondo me è di scambio. Giro di scambio. Prende leggermente grossa Matteo. Conserva le biglie in difesa
Avevo visto puntare in diagonale, anche, vedi là? 56-46 per Camio contro Martinelli. E batte chiusura adesso Camio, eh? Deve battere il giro di chiusura. È una buona parabola intanto per Walter Ingegneri, bricolla da 4 punti. Si e porta chiude Camio, eh? Alla sì. Bella Martinellino. In Toscana lo chiamiamo Martinellino perché sì, c'è il Martinellino e il Martinellone. Passaggio per Gualemi. Vediamo se addomestica bene la sua molto vicina all'angolo. Vediamo. Un goccio corto se gli si vuole trovare un difetto. Sì. Sì, ha possibilità di manovra comunque Ingegneri di parabola, ne ha appena fatta una bella da 4 punti qua sullo stretto realizzato. No! Attenzione! Steccaccia di Ingegneri. Peccato per Walter perché è incredibile, tra l'altro regala 4 punti a Gualemi che lo portano a 50, quindi biglia libera per Matteo che può risolvere. Su questa conclusione di biglia libera il set. Matteo ne realizza 2, vediamo se rientra. Se che restano 8 questi. 2 punti non cadono e quindi in totale per Gualemi sono 8. Bravo Matteo che non l'ha sparacchiata, cioè si è fatto un tiro in più dopo. Di dover fare un tiro in più dopo la controllata. 58-50. Qui c'è di una passata a ritornare a Capolino da 4. E nei sogni 6-4-10. Guarda un po', 6 punti per Ingegneri. Gualemi questa se la deve guadagnare al volo, credo. Al volo. Ritorna a pallino da 4, si può saltare. Si può saltare, perché subito non lo fa. Se ci va se ci va sulla scarsa si può far bene, può far buono. Pallino da 3, pallino da 4 e giro. Costruendo, vediamo se lo faccio al volo, una traiettoria più o meno di questo tipo. Cioè quindi di effetto a tenere a prenderla da sotto, fare il pallino da 4 dopo l'impatto con dopo l'impatto il pallino da 4 lo fare dopo l'impatto con la corta, esatto, con un po' di effetto a sinistra. Il pallino potrebbe essere una roba di questo tipo. Questa è la strada del pallino da 4, esatto. Giusto che l'hai fatto di bianco. Però alla fine Matteo va di bricolla. Grazie Matte. Troppo complicato. Ci grazie, va di bricolla. 2 a chiudere per Matteo, 4 invece punti che ci vogliono l'argentino e Matteo, vediamo se si prende quel birillo e se lo prende Matteo quel birillo. 2 punti per Gualemi, 60-56, già è un brivido nel primo set in questa partita tra l'italiano Gualemi e l'argentino Ingegneri. Pubblicità per noi. Subito molto emozionante il primo set tra Gualemi e Ingegneri, un po' di rammarico sicuramente per Walter per quell'errore di steccaccia sul 46-50 per lui, dove anziché poter giocare un gancio dalla corta, che era anche un tiro abbastanza abbordabile, ha fatto steccaccia, ha toccato il pallino, quindi ha regalato 4 punti a Gualemi. Gualemi poi sulla palla a mano giocata anche abbastanza bene, realizza 8 e poi ha chiuso con una bricolla da 2. Intanto cerca di staccare questa biglia, vediamo se evita il rimpallo. Non evita il rimpallo Ingegneri. Tutto sommato le biglie si mettono a posto al centro.
Questa è una buona notizia per l'argentino. Su un tiro che non aveva sicuramente centrato. E qui comunque costretto Matteo Gualemi a andare alla bricolla, chiaramente non di misura, ma ad affondare le biglie. Vediamo parziali dagli altri campi, dato che siamo in apertura del set, Fabian. Al biliardo numero 2, Cabral se la vedrà tra pochissimo contro Keller. Andrea quarta contro Gil Cortés. Sul biliardo 4, Voracek tra poco inizierà l'incontro con il francese Duvernoy. Camio contro Martinelli sono alla bella, sono praticamente alle prime battute. Il danese Erling Sjørup è avanti 54-44 nel primo set contro il nostro portacolori Flavio Ballotta. Driessen è avanti 2-1 contro l'argentino Marcelo Corraro. Questo è sicuramente un risultato abbastanza a sorpresa. Intanto, scusami, un ricamo di Matteo Gualemi su questa bricollina. Dopo che Ingegnere aveva realizzato 8 punti di traversino con una sola passata. Sì. 8-6 il parziale. Bella partita, Gianluca. Sì. Sta giocando bene Walter. Ma io sinceramente da italiano, ma al di fuori del tifo, sto aspettando ancora il miglior Gualemi. Eh sì, Matteo ci ha parlato di questo setup della stecca. Sto cercando anche di capire un po' le stacchi delle biglie. Abbiamo visto ieri qualche prova, tra virgolette, anche di Santi Caratozzolo, no? Che ha messo poi in telecronaca perché voleva capire a stecca alta cosa che succedeva, movimento faceva la sua biglia, quanto scartava. Poi Matteo ci ha abituati a questa partenza un po' in sordina. Magari lo vedi giocare e dici ma oggi Matteo non c'è tantissimo, e poi viene fuori nella sua... con tutta la sua forza e la sua abilità di grande campione. E bravissimo ancora Walter Ingegneri di bricolla, 6 punti per lui. Tu pensa che quando ho conosciuto Walter Ingegneri, quindi andiamo indietro qualche decennio, era il doppio di ora, dimagrito tantissimo Walter, sta molto bene. Non so di che anno sia, perché non ce l'ho qua nella scheda, però si mantiene perfetto, non un filo di pancia, è giovanissimo Walter. Sullo stretto questa mezza garuffa è buona divisione per Ingegneri, ancora una volta costringe al volo Matteo Gualemi. Non ha niente dalla lunga, no. Non so se Gualemi la gioca veloce oppure se la tira in fondo. Un 6 un po' così, sai che sta sulla palla, e qua sono perfettamente d'accordo, non banale assolutamente questa uscita. Si prende un buon pallino da 4 e addirittura torna anche in difesa, anche se la gialla poi ce l'aveva scritto in mente questo pallino, Matteo. Si gioca proprio così, diminuendo la forza, proprio perché se no la battente dopo l'impatto con l'avversaria. Una porzione la vede Ingegneri, ma non so cosa possa farsene. E non so se c'è il passaggio per la divisione dalla corta. Ci vorrebbe forse il cane lupo. Sì. Si sul dicevo. Pelo di biglia può fare il pallino da 4, ma... credo l'ultima che ho detto, oppure dalla grossa tornare al pallino da 4 e allungare l'altra. Eccola qua, inizia il pallino da 4 di pelo di biglia. Sì, io sinceramente ci vedevo solo questa, cioè le altre mi sembravano tutte avventure. Sì. Dicevi qua... Gianluca, scusa, sulla palla di Matteo. No, di Matteo semplicemente lo diminuisci di forza, perché sennò dopo l'impatto con l'avversario tocchi la lunga, rischi di bere, no? Se non prendessi il pallino. Intanto bello questo traversino
tanta roba questo. Sì. Lo doveva portare subito sulla prima passata. E soprattutto lo doveva giocare di poco taglio, quindi con problemi legati a quel famoso colpo che le biglie non prendono. Mi sembra, non voglio sbilanciarmi, che Matteo ci stia capendo più qualcosa. Vedi come l'ha retta di colpo proprio in virtù del poco effetto che doveva dare. Lascia questa finestra che non è sfruttata. Mamma mia, che passaggio a vuoto che è questo, Gianluca. Sì, diciamo che questo è un passaggio che, guarda, a volerlo tirare non si prende mai. Un po' sfortunatissimo, sì, qui. Già in due occasioni, se vogliamo parlare di sfortuna della steccaccia, e anche nel tiro di chiusura di parabola. Ora, sarebbe stato celestiale fare 6 4 10, ma l'aveva tirato tanto bene. Piglia un grammo più grosso, fa il pallino ancora più grosso e fa il rosso. Quindi, se vogliamo vedere dove ha messo la punta della stellina, adesso è girata un po' più dalla parte italiana. Sono orientato a tirare lo striscio, Walter. Ah no, ha puntato con l'effetto. Queste sono le tipiche soluzioni sudamericane. Che però a me non piacciono. Sì, anche no, perché con ora forza qua no. Anche perché ora Gualemi con il pallino a favore starà sicuramente dalla grossa e può anche esplodere il castello. Sai, non lo so. Sto tagliando tanto. Sta dalla parte del pallino, Gianluca. No, allora, ma aveva in punteria, guarda che l'aveva, era andata a vederla, dava l'impressione di volerla tirare a modi, sai, di tre corse, di scarsa, di fila di prima. Ha cambiato proprio punteria. E se stai dalla grossa tagli di più. Sì, vabbè, sicuramente, però è chiaro che non l'avrebbe presa scarsa, no, per il birillo del 2, no, di destra. E bravo, Walter, vediamo se sta dentro questa palla. Non credo. No. Questo credo che lo giochi a incrociare Matteo per guadagnarsi l'angolo in alto a destra con la sua biglia, perché quel pallino può dargli protezione al tiro successivo. Vediamo se Fiondo, se sta a tre corse. Tre corse. Grande qualità qua. Matteo realizza 8 punti. Sì, questo. E difende. Tre corse e un quarto. Questo è il libro di testo, quando si giocano le 3 e un quarto con la battente, o quando si pensa di portare la battente in zona 10, si batte da 3 corse e un quarto più, proprio per chiudere lo specchio di possibilità offensiva all'avversario. Perfetto. Buona l'uscita anche di Ingegneri su questa sponda palla. Ingegneri non fa una piega, regolarissimo. Giocatore di spessore, Walter, come un po' tutti gli argentini hanno questa grinta, la garra, no? Matteo disfaccio, allontana le biglie, non troverà copertura. 2 punti però per lui, 33-24. Ingegneri mano sul legno, giocare questa raddrizzata che credo sia giocata di colpo in testa, no? Va di sotto. Va di sotto la incrocia, ma... Non riesce, infatti anch'io avevo pensato che la giocasse di colpo in testa, qui fortunato Ingegneri, già un po' di volte che era in palla, alla fine le cose gli vanno a finire bene, qui oltretutto altri 4 punti di bonus, in totale fanno 10, 34 Ingegneri, 33 Gualemi, ma Gualemi a disposizione un giro, vediamo come lo tratta. Campione del Galluzzo, provincia di Firenze. Gioca ad andare avanti con la forza del pallino. No, ne dà anche un filino di più. Matteo realizza 4 punti di castello, rimangono. Rimane quella la sua marcatura, perché non realizza il pallino da 3 e gli avrebbe fatto molto molto comodo, perché avrebbe fatto scivolare la biglia gialla di Ingegneri verso l'angolo e non avrebbe permesso all'argentino di battere questo sponda biglia che Ingegneri gioca molto bene sul largo, si guadagna un birillo, non il pallino,
però a discapito di Gualemi, forse se non c'è passaggio è stato un affare non farlo, ma che non gli chiude la strada sulla bricolla. Sì, stavo pensando alla forza che ha dato prima Matteo al giro, lui si è fatto proprio l'impatto col pallino, cioè non questo pensava. Pallino sembra murato, passano vicino ma non lo fanno. Lui non pensava di non farlo, se no non gliela dà quella forza lì, per non, proprio per non pagare lo spondibiglio. Adesso il passaggio per Ingegneri c'è tra Birilli e Pallino per giocare questo sfaccio. E subito sul filotto Alter Ingegneri, 8 punti all'andata, altri 3 in terza passata, in totale fanno 11 nello score di Ingegneri. Adesso c'è scritto 47 contro le 37 di Gualemi, che deve subito rispondere. Adesso Gualemi ha tardato di 10 punti, ma l'opportunità di questo sfaccio. Gualemi subito sul filotto, 10 punti, tutto questa, in parità, 47, esce. Ma esce questa, Gianluca? Sì, sì. Agile proprio. Qui gli è non penso avesse avuto nella testa quella forza, Matteo era dove batteva stecca inclinata, quindi lasciato andare il braccio per essere più preciso sui birilli. Subito sul filotto anche Ingegneri. E si mette a 57 con questi 10 punti, a meno 3 dall'1-1. Vediamo se ha lo striscio di mezzo colpo. No, vede la corta. Vede, mandiamo lo Strator. Questa è la linea delle palle piene. Vede anche un brutto punto perché vede proprio. Andiamo dalla frontale. Giro di scambio per forza. Volemi largo su questo giro, trova una buona difesa, ma non una realizzazione. Però nota di merito sulla conduzione della battente, che è riuscita a fare arricciare di corta lunga per tenerla vicino alla corta. Divisioni per Ingegneri, che credo starà sul 4, sul pelo per il 4. Solamente Gianluca ti dicevo, porti la tua nel quadrato superiore, se non lo fai ti esponi a una possibile chiusura di Gualemi. Sì, diciamo poi, che qua l'errore poi comunque c'era anche, sì, c'era anche il rovescio della medaglia. Se stai sulla divisione puoi lasciare giro, arrivo pallino da 3. Bravo. Quindi alla fine Gualemi comunque ci crede e ci prova. Sfaccio per Gualemi, deve mollare la sua pallino da 4 dopo lunga. Questa non una, arriva al pallino, ma vediamo se la tiene in difesa. Manicomio. 8 punti, fondamentale capire il termine corsa, e credo che Gualemi qua abbia trovato una difesa eccezionale. Non lo fate in sala, mi raccomando, questa da sottosponda, 3 corse di seconda a fare lunga, mamma mia, a fare lunga 100. 55-57, Ingegneri adesso si trova nella condizione di dover chiudere, perché ha visto ancora Gualemi avvicinarsi sempre di più anche lui alla quota 60, a quota 60. Starà sulla palla per il pallino da 3, entrando tanto lo può fare anche da 4, decide di andarci di effetto buono. Questo pallino non è tanto grosso, no, di effetto buono. Si può anche non prendere. Però lo fa Ingegneri, bravo. E chiude 61-55 per l'argentino questo set. 1 pari, che bella partita, che bell'incontro. E vedremo tra pochissimo il terzo set dopo la pubblicità. Pensando allo sfaccio di Martinelli, alla chiusura di Ingegneri, allo sfaccio, parlavamo di Martinelli Camio, allo sfaccio di Gualemi, alla chiusura di Ingegneri. Secondo me Gualemi ha tirato fuori una steccata di una difficoltà impressionante.
Sì, effettivamente poi l'ha giocata anche in controllo, perché tanto guarda un po' come parte, come così, parte Ingegneri, 2 a mo' di 3, lasciato quella piccola fessura a Gualemi sull'Akito, se l'è guadagnata tutta e ne aveva assolutamente bisogno della massima entrata. Infatti Gualemi ha detto adesso me ne metti in tasca un attimo. Espressioni, non lo possiamo dire, le espressioni di Gualemi. Colorita era... Gioca, a dir po', gioca gancio a fare cambio palla. No, ha giocato proprio il gancio da Birilli, sai, tipo Akito. Qua, se ti dovessi secondo dire... me è una via di mezzo, Gianluca. Cioè... Allora ha giocato su... no, perché è un'altra forza. Ha giocato il pallino dietro. È un'altra, però è troppo forza lunga. Tanto Ingegneri si prende 5 punti, buon per Gualemi, che gli angoli che ne derivano dall'impatto col pallino sono uno largo e uno stretto. E quindi i punti rimangono 5, ma buon per Ingegneri, che le biglie si accomodano peggio, molto vicine una di fianco all'altra, lasciando poco spazio di manovra al fiorentino. Brutto anche quel pallino da tre lì. Dico, non si fa mica il pallino da tre. No, è brutto in quel senso lì, che non se lo fa come bersaglio, che viene via. Ma bravo Matteo, guarda che ricamino che ha fatto Gualemi, socio, faccela vedere, no, al replay. Questa, ragazzi, è una perla di Gualemi, sul plus, è una perla di controllo. Sono un po' la sua attacca in buca qua giù, quell'altra pallina da tre. Sul pallino hai preso un abbaglio tu. Sì, grosso così. Mi sembrava molto, molto distante. Perché la volta con l'effetto si aggancia, no? Quindi... no, mi sembrava proprio che non potesse guadagnarlo quel diamante che... Gualemi di seconda, vediamo se passa dal rimpallo, non passa dal rimpallo. Era al difficile. Contrario di Ingegneri, lui non difende al centro. Non so, secondo me non voleva scambiare. Voleva tenere. Voleva tenersi. Anche perché per scambiare doveva tirare addosso a quel pallino. Nello zero. Deve parabolarla un pochino. Pensavo la vedesse più nitida. Guarda un po'. Diciamo pensavo che, è stato che un ce po' l'avesse frettoloso. Proprio comoda, comoda. Io non l'avrei tirata ad una passata, vederla così. Dipende che cosa vedi lì, perché giocandola così di colpi in testa si avvolge subito la palla, slitta e si avvolge subito, quindi non serve inclinare. Come se l'avesse giocata di 2,5 ce l'aveva ancora. Gualemi subito alla ricerca del castello di prima intenzione dalla palla scarsa, va a guadagnarsi la posizione, l'avvicina all'angolo dove c'è anche il pallino con la sua biglia. Si apre subito il peggiore qua Matteo. Certo è che non c'era un granché. Qui può pagare il fianchettino. Fianchettino d'effetto a tenere. Perfetto. E lo gioca benissimo Ingegneri. 4 punti e mette la sua dentro la buca. Questa meglio non si poteva giocare. E quella di Gualemi nell'altro angolo. Bravissimo Walter. Costretto a parabolare Gualemi. Sì. Con la speranza di rimpallare per mettere le biglie dritte. E Gualemi gli parte corta. Chi è che aveva fatto lo stesso errore? Torregiani. Sì, un errore simile. Quarta. Questa non è proprio partita a Gualemi. È girata subito, vediamo la replay. Oddio, non poteva tirare una fucilata, Nico. Doveva parabolare con una forza. Lo so, però secondo me bisogna... La forza la era quella. Punti tanto larga se vuoi abbassarla di forza. Cioè, la cosa fondamentale qui è prenderla. Capito che non poteva tirarla tanto forte, ma se per non tirare tanto forte porti via tutto il birillo, tiri più forte. Sì, sì, ma ti dico perché secondo me aveva un progetto, un tiro che gli abbiamo visto giocare mille volte, quella parabola un po' smorzata, rimpallo e biglie che si parificano. Lo so, ma la parabola smorzata magari è quando... non hai una difesa proprio super diagonale come gliel'aveva proposta Ingegneri. Ingegneri ripresenta subito il conto. 13 punti, 37-9 per l'argentino.
parziale importante adesso messo da, da Walter. Ha possibilità di replica qui Gualemi. Dalla grossa di tre corse, filotto di terza, vediamo dove termina la gialla. Bravo Matteo, questa si è spostata un pochino, però rimane una grandissima qualità anche questa. 8 punti, 37-17 per Walter Ingegneri. Garuffa per l'argentino, sta sullo stretto, finirà lungo probabilmente. Questo pallino gioca sullo stretto. Sullo stretto ci va? Eh? Sì. Stretto barra neanche tanto strettissimo secondo me. Matteo, sullo stretto. Neanche tanto strettissimo. Eccolo qua. Bravo. 3 punti per Matteo, difesa centrale. Questa non è... non è una banalità. No, partita eh? Una bella steccata a Matteo, eh? In grande controllo. Di quando torniamo c'è un bel botto di cosa da fare. Uffa. Una giudica libera anche dalla parte di sinistra. Ingegneri. È libera. E si salva bene Walter Ingegneri. Sì, qua la cosa importante però è la forza. Però sai, scegliere dalla parte del pallino, non tanto ce l'hai libera, però visto che poi dopo l'ha trattenuta perché non la puoi affondare troppo, perché c'è il pallino di toccare il pallino. La forza gli è partita proprio bella. Sì, sì. Gualemi. Sul rosso questa garuffa, 6 punti, cerca di ricostruire, di ricucire questo gap Gualemi, prima con una raddrizzata di terza da 8 punti, adesso con una garuffa da 6. Sì, guarda, non, sta meno giocando, 11. Non sta giocando per niente male, Matteo è viziata, tra virgolette, bravo Ingegneri. Ha bevuto 8 punti e quell'altro gli ha fatto 13 dietro. Intanto Ingegneri... 8 punti di candela per Ingegneri, 45-26. 45-26, penso che qua Matteo sforzerà. No, no, va al volo. Va al volo. Ancora nulla. Non la vede come un'ultima spiaggia. Anche perché tira al volo non è un'ultima spiaggia, soprattutto no. Se si ha una palla al volo come quella di Matteo. Di Gualemi, qua è stato alto con tanto effetto proprio per costruire la traiettoria d'angolo. Bravo. Concentratissimo l'argentino. Buon mondiale per lui fino a questo momento. Sugli sponde palla è l'unico tiro dove Walter è stato un po' più lacunoso, impreciso. Sì. Occasione d'oro questa per Gualemi. Allora, qui è troppo aperta per giocarla di due. No, di due corse. C'è di due corse, mi sembra. No, no, di due corse complica tanto, tanto, quindi deve lasciare andare. Infatti dice che è troppo aperta per giocarla di due, quindi la deve forzare di tre e mezzo. E Gualemi la mette a posto benissimo questa biglia. Io sto vedendo un bel Gualemi. Sì, sì, è assolutamente una bella partita dove Walter Ingegneri, soprattutto in questo set, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Forse anche di più. Che questa candela da 8 che ha fatto all'ultimo tiro, insomma, l'ha fatta dopo aver perso una garuffa da 6 e mezzo al tavolo. Un po' l'abbiamo sempre detto, un po' la caratteristica, no, del gioco argentino, questa... Intanto Ingegneri si prende il birillo del 2, ma non se lo prende proprio in pieno. Sposta la traiettoria della biglia avversaria sul centro del biliardo
replica di Gualemi su questo traversino di calcio, che lo giocherà con una forza allegra. Nel sogno si può marcare anche il pallino da 4. Ci passa vicino al pallino da 4, ma ne realizza 8, che sono sicuramente un buon bottino e riportano il 7. Quasi in parità, 47 ingegneri, 44 Gualemi. Anche qui la forza era perfetta, se avesse preso palla più piena sarebbe andato sul pallino da 4, l'altro avrebbe fatto un passaggio, mezzo passaggio in più, avrebbe difeso al centro. Sullo stretto ingegneri. Guarda, 3-7 all'insegna dell'equilibrio qui adesso ricucito da Gualemi. Il primo set erano 46 pari, il secondo set erano, mi sembra, 48 pari, e adesso siamo sempre lì intorno ai 40 in parità. Gualemi dalla lunga di sinistra se la guarda bene, sta andando a studiare l'impatto col pallino da 4. Sì, non ideale. È proprio messo, non è proprio messo, potrebbe prenderlo anche verso la lunga, lì dipende come sgancia. Ingegneria 47, quindi infatti è andata a vedere questo, aveva paura di questo Matteo, cioè di prenderlo di là verso la lunga di sinistra. 48-47 mette la freccia Gualemi, ma subito un'opportunità che potrebbe essere anche un set ball per Ingegneri se arriva al pallino da 4 dopo 3 lunghe. Ingegneri dà troppo effetto a destra, la mantiene sul 2, addirittura la sposta tantissimo sul lato sinistro del tavolo. Un'occasione fallita, era un'occasione d'oro per Ingegneri per portarsi praticamente a ridosso dei 60, forse anche un pallino della chiusura, lasciando la sua biglia nel quadrato del pallino. Vediamo se gli gioca giro e 4 o se si disinteressa del pallino. Gualemi si disinteressa del pallino, va al centro, realizza 4 punti, si mette a 52. Spieghiamo, giro e 4 sarebbe stata un'opportunità di chiusura, ma chiaramente non prevede difesa poi può pagare. Poi dopo potevi perdere sul colpo, giustamente Gualemi si è disinteressato di quel pallino. Garuffa per Ingegneri. L'avrebbe tirato con Ingegneri a partita compromessa. Ingegneri entra troppo e lascia. La chiusura a Gualemi. Raddrizzata per Gualemi di seconda e terza dalla grossa. Oppure dalla scarsa, Gianluca. Ce l'ha in entrambi i modi? Sì, passa anche di scarsa. Però c'è il rischio di arrivare sul pallino a 100 all'ora, no, ancora? No, assolutamente. Vediamo come la interpreta Matteo. Matteo la interpreta dalla grossa. Dalla scarsa, realizza 4 punti, non il pallino. Però difende. Bravo. Si mette a 56 contro i 49 di Ingegneri. E qui Ingegneri ha il problema che il pallino è proprio sulla strada della garuffa. Deve stare, dovrà girarlo andando di poco effetto. Vediamo se si prende il castello, perché prendere il castello vorrebbe dire tornare anche in difesa. Bravissimo Ingegneri, 2 punti, 51-56. Preso i 2 punti migliori. Adesso ancora problema per Matteo, che deve anche difendere non chiudendo, perché Walter adesso si è fatto davvero pericoloso, quota 51 con il pallino nella parte superiore, quindi possibile bersaglio per la chiusura. Matteo, vediamo se ricava questo giro dove termina la corsa la gialla, vediamo quanto corre la gialla, ne fa solo uno Matteo, 2 punti, si mette a 58. E traversino è quello che c'è in piedi. Ingegneri lo deve buttare giù tutto se non ci va il birillo. Per Ingegneri è prezioso quel birillo lì. Ma prezioso mica tanto, Gianluca. Non gli serve a niente quel birillo, perché non lo può fare. Se prende l'8 di prima rientra. Ma glielo può dare il colpo? Gli dà fastidio. Vedete, deve andare in testa. Colpo in testa, no? Ingegneri ne fa solo 2. Qua Ingegneri, perdonami Walter, ma non mi è. Se ce l'aveva così
non può rientrare quella palla. Infatti ci doveva tirare uno schianto. E Gualemi si aggiudica questo terzo set con il pallino da tre, un set dalle mille emozioni, completa una rimonta che sembrava davvero impossibile. Bravissimo Gualemi, 2-1 per Matteo Gualemi, pubblicità per noi. Ce la fai rivedere l'ultimo tiro di Ingegneri? Che c'è una disquisizione tra me e Gianluca Comazzoli. Intanto in divisione Gualemi dalla lunga. Vediamo se è lunga. Ormai queste le abbiamo imparate, al day 3 abbiamo imparato che queste smezzate vanno lunghe. Dall'alto, fermalo dall'alto, fermo lì. Fai 10. Ritorna indietro. Vedi che un po' di effetto a sinistra glielo può dare Gianluca. Giusto? Sì, Nico, però la può battere soltanto alta. Già è difficile. Ma come la può battere soltanto alta? Probabilmente è a cavallo dei birilli, è lì incastrato. Però ti dico, se tira forte di 4 con pelo d'effetto a sinistra, rientra. Potrebbe anche non rientrare. Rientra se la prendi negli occhi. A come la scarseggi quella palla lì, non sai dove va, Nico. E secondo te c'era il filotto di prima? Da qui. Non lo so, se me le metti lì te lo dico, però capita mille volte, con la sponda vicino, dipende anche dalla caratteristica dei biliardi, ci sono delle lunghe che legano un po' di più, allora te lo può anche dare, ci sono delle lunghe... Se non ci fosse stato il birillo... È un fisso, abbassa il colpo, tira e li butta in terra tutti. Però scusa, abbassa il colpo, tanto un goccio d'effetto a sinistra glielo dai? Sì. E secondo me probabilmente è dare. Quello che ti dico, che lui non riusciva a trattarla. Gli diamo un'altra interpretazione. È lì, è in chiusura, può mettersi 2-1. Avrà tirato a fare 2. Lui ha fatto angolo di mezzo colpo intanto. E questa è un'altra cosa che si è vista sbagliare, cioè questi angoli qua ne abbiamo già visti 3 o 4, tutti sulla parte grossa della palla. Però buon controllo. Sì, anche se questa era la parte sana. Sì, assolutamente. Se vogliamo proprio fare un'analisi a tutto tondo di quel tiro lì, è che Walter ci si è buttato in un secondo e mezzo. Quindi o l'ha vista già fatta e ha sbagliato l'interpretazione, ha preso un abbaglio e questo ci può stare, oppure è complice un po' di emozione, la voglia di chiudere, che so io, sai cosa succede lì, quando sei lì gli è partita un po' così, nell'unelè, come dico io alla pavese. Prima ho detto una toscanata, non me l'hai neanche, ho detto poggi e buca. Si dice per dire una roba che si compensa, in Toscana si dice poggi e buca fanno pari o piano a seconda. Ora non fanno, si dice fa pari, fa pari. Sì, perché plurale non esiste in Toscana. Sì. Beh, gliene manca 12 per il mio socio. Ci è voluto tanto. No, ma io ti ho sempre detto non lo devi cambiare, perché io sono innamorato di quella cosa. Ti proibisco di cambiarla quella cosa. Garuffa per Gualemi, una presa di biglia sul largo. Lascia una. Sì, è arrivata, ma. No, proprio è arrivata tutto. Guarda che differenza, guarda il biliardo dal vivo, guarda che differenza c'è. Ricolla. È stata benissimo da Ingegneri, che ricava 10 punti da questa conclusione. Stavo dicendo, è arrivata, però è arrivata che lascia un comodo tiro di calcio sul castello per
Hai notato, Mirko Bianchi non aveva ancora detto niente oggi. Ha detto la prima, e l'abbiamo qua accanto che sta facendo altro. Vedi dal vivo il biad, ti sembra più blu. Più blu, ha detto. Questa sfila via. Tocca un pezzettino Gualemi, ma ce l'ha anche, non è sufficiente per trovare difesa. Secondo te gioca sfaccio a portare o angolo di seconda? O angolo la di prima e quattro? Che hai detto. Anche angolo di prima e quattro, infatti. Ora, se giochi angolo di prima e quattro, sostanzialmente giochi solo quattro. Però ha il vantaggio di non scombinare troppo il gioco. È andata un po' lunga. Pensavo che lo giocasse di 4 a parificare, ti dico la verità. La prima. Vediamo se Matteo confida sull'impatto sulla gialla per fermare la riga e ritornare al centro della corsa dall'altra parte. Bravo. Pallino 3, un buon bottino per Gualemi, sì, che ripiega proprio in difesa. Tra l'altro il pallino adesso dà fastidio a Ingegneri nella garuffa. Era assolutamente questo il disegno che aveva in mente il campione del mondo del 2015 a Milano. Un graffio di palla preso da Ingegneri qua. Andiamo a vedere i risultati, dato che siamo all'inizio del set. Sugli altri campi Martinelli poi ha avuto la meglio di Camio. A biliardo numero 1 è stata chiamata la partita tra Max Gabel e Marcello Corraro. 2-0 di Cabral su David Keller, a quarta avanti 2-0 contro Gil Cortés, anche se Cortés in questo set è arrivato a 53. Voracek è sotto 1-0 contro il francese Duvernois. Al biliardo 6 Eliomar Berruti è stata chiamata la partita contro Andrea Martinelli, quella che doveva essere una partita programmata per il nostro tavolo televisivo. Erling Sjorup è in parità contro il nostro portacolori Flavio Ballotta. E sul biliardo numero 8 Walter Gasperoni ne sta giocando il primo set contro Andreas Feltzer. Non è che ci passa 3 settimane da quel pallino, passa una palla. No, l'avevo vista, no, sì. Non l'ho disegnata, adesso a colpo d'occhio dall'alto. Non si salva su questa tre sponde Walter Ingegneri. Sfaccio per Gualemi. Di prima arrivo 3, probabilmente nelle idee di Matteo, sulla strada della sventaglina. No, invece l'ha ingrossata. E non riesce a portarla verso il castello. Matteo rimane lì impalata sulla stessa traiettoria la gialla. Prova a rimpallo. Rimpallo non sfortunatissimo per Matteo, perché non lascia una conclusione semplice, se non credo un pallino da 3 a scappar via per Walter Ingegneri. È anche bilanciato benissimo. Bravo. Questo 3, sì. Bravissimo. Matteo probabilmente l'ha battuto in quel modo lì, perché dalla grossa basse di forza ne aveva già giocate 3 o 4 tutte bene, quindi ha mantenuto lo stesso schema. Lo stesso schema, formazione che vince. Sponda a palla intestare per Gualemi. Rimpallo, attenzione, questo è gravissimo. Eh sì, soprattutto con un pallino sull'angolo opposto, è un errore molto grave da parte di Gualemi, che lascia un traversino di prima intenzione a Ingegneri, che gli presenta subito un conto salatissimo, 10 punti per Walter Ingegneri. Certo che come conti sugli errori gli argentini te li presentano sempre proprio pieni. Sono cari. Sì, belli cari. Tanto Matteo non riesce a prendere giusta da birilli questa garuffa con poco effetto. Trova solo difesa, una difesa attaccabile da un'altra mezza garuffa da parte di Ingegneri, che è sempre su quel punto lì. L'avrà preso già 3 o 4 volte quel birillo lì di mezza garuffa su in quell'angolo.
ha difeso il Birillo fantasma, ha preso Birillo fantasma. 4 della Goriziana, ricolla per Gualemi, e qui alza la mano Matteo, non ha controllato questo scivolamento della sponda lunga, che addirittura credo che non gli abbia neanche portato in dote difesa. C'è giro sul largo, può arrivare a 3 addirittura, e qui lo prende in pieno. 8 punti per Ingegneri, perfetto Walter, bravissimo. Sull'8 largo avrebbe fatto ancora più male. Ci mette sotto la stecca Gualemi, deve rompere la posizione, deve cercare di tirare fuori qualcosa di eccezionale per un niente, non fa filotto Gualemi. Che steccata ha tirato fuori Matteo. Questa era, questa era una perla. Meraviglia davvero. Rimane forse secondo me il gesto tecnico più bello dell'incontro questo, nonostante abbia fatto solo 2. Qualità di steccata eccezionale. Ingegneri prosegue però a marcare da tutte le parti. Come 4 punti bene. Anche al volo in questa conclusione, 41-12. Questo set è partito sulla falsa riga del set precedente. Prima Matteo ha completato una rimonta quasi incredibile. Ci prova ancora. Vediamo se evita il rimpallo. Il rimpallo lo evita e questa volta sono 10 per Gualemi. Bravo Matteo. 41-22. Sì, è quello sfaccio là di prima che l'ha un po' inficiato. Vediamo se mette a posto anche lo spondabiglia, Ingegneri. Questo è importante perché riportare subito il vantaggio sopra 20 sarebbe fondamentale. Direi proprio di sì. Sta accanto a quel pallino. Lo marca benissimo anche. 3 punti, costringe a una tre sponde Gualemi. E qui chiaramente Matteo forse un rischio sulle tre se le deve prendere, riportare la gialla verso il pallino. Sta di 2 per attaccare. No, è proprio, ma hai proprio la sponda a 5 centimetri, non è facile bilanciare la steccata. No, ma dicevo come schema, no? Stai per prenderla di 2, se ti si schiaccia entri, tanto poi lì è anche celestiale. Un altro pallino da 3 che fa morale, classifica Esteola. 47-22. Tre a modi 5 per Gualemi, 4 a modi 5. No, ci vado alla corta. Non ce l'aveva. Diale il pelo di palla per Matteo, il pallino da 3. Fantastico Gualemi, che uscita. Che uscita. Grazie Matteo. Mamma detto prima mia, che arrivasse. Se vuoi replay video diciamo. No, assolutamente. Candela d'effetto per Ingegneri, perlomeno stava puntando questa, e già avere a disposizione questa uscita non è poca cosa per l'argentino. Quindi imperativo per Walter è prendere palla. Adesso bisognerebbe vederla dal vivo. No, dai, la candela. Candela d'effetto, ricrei quasi l'uscita di una mezza garuffa. Sì, ero che bravo Ingegneri, 4 punti. Sì. In questa partita ha mosso sempre il tabellone. Segnato quasi sempre, nessun passaggio a vuoto per Ingegneri. 51-25, Gualemi in questo giro. A scorrere in buca con la battente. 4 punti per Gualemi che potrebbero diventare 7, ma credo gli passi davanti a quel pallino. Sì.
facendo gli stretti. Credo che anche abbia anche il passaggio di Striscio. No, ci va più in maniera tutelante di Spondabilia senza prendersi alcun rischio. E mette a posto anche questo tiro definitivamente. Ingegneri si prende un buon birillo che lo porta sempre a 53. Guarda, due errori di Gualemi, lo sfaccio prima, lo sponde palla rimpallato dopo, hanno dato là una sequenza fantastica di ingegneri. Tutta la compagine argentina in tribuna a seguire le gesta di Walter Ingegneri. Ingegneri tira questa candela con una forza un po' più sostenuta, stando sullo stretto. Qui prende un punto un po' sfortunato perché non realizza il pallino da tre, oltretutto non mette questo pallino da tre in steola cinese. Quindi Gualemi chiamato a una super conclusione. Realizza 6 punti Matteo, vediamo se trova difesa, credo che rimarrà a lungo. No. Lungo ma non lunghissimo. No, pensavo si aprisse di più la gialla. Che bella steccata che gli è partita. Sì. Poi fermo con il pallino lì. Altra grande steccata. 53-35, però Gualemi dà sempre l'impressione di essere lì in agguato, Gianluca. Sì, meno male, nel senso che da italiani... Cioè, nonostante che Walter Ingegneri non stia mai sbagliando, Gualemi dà sempre l'impressione di essere lì. Vediamo che per ora questo match non ha niente da invidiare al super match che abbiamo trasmesso ieri tra Torregiani e Quarta. Sì, ieri sera lo seguivi da seduto, mi davi un po' meno noia nel video. Aia. Eh sì, questo è un errore figlio della bricolla precedente, prima l'aveva mollata larga, l'aveva lasciata, l'aveva presa larga, adesso si è corretto. Mezza caruffa per Ingegneri che è sempre stato un goccio sullo stretto, vediamo se si corregge. Si corregge fin troppo. Era l'altro angolo, però evidentemente. Sì, ma l'aveva fatta stretta una anche su quell'angolo in alto a sinistra. Tre sponde per Gualemi. Che sta sul regolare, non forza la misurissima. Gualemi realizza 4 punti. Sì, qua Matteo ha tirato con la speranza che non gli facesse il rosso il tiro dopo. E anche perché è abbastanza lontana la... Non è proprio sul castello la... Sì, oddio, ormai quella è una distanza, Nico, che... È abbastanza comoda, sì. Però... 2 punti, 55, nuovo, piano nuovo piano. Una classifica. Però, diciamo, il ragionamento di Matteo fino adesso non ha fatto una piega, cioè non ha... Non è andato a scomporre molto il tiro. Chiaramente devi confidare anche un pochino che l'avversario non te le faccia proprio sempre tutte. Questa è importante. Questa va via. Sì. Questa la lascia lì Matteo. 57. Via libera per Ingegneri per andare alla bella. Scelto l'Achito. Tira pallino a 4. Penso di sì. Anche perché quello non scappa mai. Ingegneri. 4 punti, 61-39. E come succede sempre sul nostro tavolo televisivo, praticamente sempre si va alla bella, pubblicità. C'era Bianchi, mi aveva già guardato.
giocatori, una partita bella. Se, se non ci fosse stato quell'errore in chiusura di Ingegneri sul traversino, ma magari staremmo parlando di altro o non più parlando addirittura, avremmo già chiuso il collegamento. Vediamolo nella, proprio quella chiusura, vediamola da più angolazioni se riusciamo a capirci, sì, nel frattempo, qualcosa in più. Vediamo se la ritrova Fabian. Il tiro, l'ultimo tiro di Walter Ingegneri, Fabian, quello dove su non cui ha chiuso. Abbiamo discusso io e Nascim bene. L'ultimo tiro del quarto set, del terzo set. Quando mi chiama per cognome è perché parte da un presupposto di torto che lui non vuole avere. D'altronde tifa per la Fiorentina. Ma è una curiosità. Faccio notare questi bellissimi occhiali bianco-neri del mio socio. Sì. Belli, belli, belli. Sì. Il colore che va per la maggiore, soprattutto certo. Adesso, sia in Champions e anche in campionato. E state facendo delle egregie prove in campionato. Anche voi. anche voi. No, allora Gianluca, a parte quel tiro di chiusura, però ti dirò, se mi posso sbilanciare un po', e non è per campanilismo, che quel set secondo me se l'è meritato più Gualemi, perché ha fatto una rimonta davvero incredibile. Sì, traversino, Fabio. Ha fatto davvero una rimonta incredibile e il vantaggio che ha guadagnato Ingegneri è stato dovuto a quell'errore di parabola di Gualemi, dove ha regalato 8 punti e dove ha regalato 6 punti e poi sulla successiva biglia libera tirata benissimo da Ingegneri, però ha fatto 13 facendo prima il 2 largo e poi rientrando di terza sul filotto, perché il pallino era l'ha fatto di terza. Però ecco, Gualemi lì ha impostato una rimonta davvero fantastica e secondo me quel 7, e non lo dico per no, su questo forse siamo, se lo meritava molto di più Gualemi. Assolutamente questo d'accordo. Impeccabile Ingegneri. Gualemi ha fatto fondamentalmente un errore gravissimo, che è quello dello spondapalla con il pallino che era gravissimo. Sì, però quello è quello che ha spostato proprio tutti gli equilibri, perché era una partita abbastanza regolare in apertura, su, mi sembra il punteggio fosse all'incirca 10 pari, eravamo proprio all'inizio. Gualemi lì ha preso un rimpallo dove sul largo avrebbe potuto fare un pallino da tre, ha preso un rimpallo pieno e Ingegneri subito dopo gli ha piazzato un traversino da 10. Poi sì, Ingegneri ha continuato nelle sue marcature, è stato impeccabile su tutti i colpi e quindi si è guadagnato questa bella. Do come grave anche lo sfaccio al di fuori, che giustamente Matteo si è tenuto su una strada che poi ha ripreso. Eccolo qua. Ecco, io sul fatto di cui stiamo parlando non sono così sicuro che Ingegneri potesse non andarci sotto tirandoci forte di rientro di 4. Nico, considera che hai la stecca dentro il castello. Come ti muovi un goccio, fai il filotto con le biglie e con la stecca. Di sicuro l'analisi che possiamo fare è che Ingegneri questa biglia se l'è guardata 10 secondi e okay. Non è una biglia da guardarsi 10 secondi. Poi può scegliere anche quello che ha scelto, però anche solo per far soffrire un po' di più Gualemi in quel momento, ma che certo. Era 58. È un giocatore molto veloce di ritmo, lì probabilmente magari l'ha vista, noi abbiamo visto il lato diciamo emozionale della cosa, magari al contrario lui l'ha vista fatta e è andato giù per tirarla, ci sta anche. Due pari, questo bel match tra Ingegneri e Gualemi. Ingegneri sicuramente più confortato dalla classifica nel gruppo H, per lui 5 partite, 4 vittorie. Passa
tanto Bianchi stava facendo un'analisi della classifica del girone H che noi già avevamo già fatto a letto stamattina. Già fatto, sì avevamo già fatto, quindi Bianchi in notevole ritardo. Comunque ripetiamolo per dargli soddisfazione: se Guarini dovesse perdere passa quasi matematicamente quarto nel girone, vincendo l'ultima partita a Torre Rossini, e quindi andrebbe da quarto nel girone H, andrebbe a prendere il primo del girone A. E nel girone A c'è Rizzo, Berruti, De Bass, Spatola, Driessen, Camio, Susca, e l'italiano dovrebbe essere Martinelli. E in questo momento, con buonissima probabilità, ma proprio buona, Rizzo andrebbe a vedersela con Rizzo, quindi ci sarebbe lo scontro tra due ex campioni del mondo, Rizzo ancora in carica. Ultimo scontro in partite importanti tra Rizzo e Guarini, campionato italiano del 2021, se non mi sbaglio. Quello che ha vinto, il campionato italiano che ha vinto Rizzo, che 2021. Ha vinto che ha vinto Guarini. Sì. Sì, 2021. Sì, 2021, sì, 4-0 di Guarini. Sì, il 19-21, cioè quella la stagione, sì, insieme, sì, che mi fa impazzire. Dove Matteo fece una partita di quelle dove Rizzo non tirò mai, gliele mise sempre in buco. Bella partenza di Guarini in questo set. Sì, una bella garuffa dove si è appoggiata al pallino da 4. Genieri cerca di rompere la posizione, non con molto successo. Vediamo quanto corre la gialla. Matteo sta valutando se ha l'ingresso indietro del calcio. Che il traversino ce l'avrebbe messo pieno forte. Però, di calcio, Matteo. Ma di calcio è bello. Aspetta a tenere se incastra dietro. Eccolo lì. Perfetto. Bravo, Matteo. 4 punti, conserva un gioco chiusissimo Matteo, con 15 punti di vantaggio. Se il pallino fosse stato più spostato, più sul largo, probabilmente avrebbe tirato davanti, perché il pallino gliel'avrebbe messo su tutti i giri possibili e immaginabili. Così si è tutelato. 18-3. Ingegnere sceglie per la soluzione veloce. Comunque mi stava dicendo Mirko che anche vincendo l'incontro difficilmente può arrivare secondo nel girone, ma sì, forse terzo. Non ci arriva, mi ha detto Mirko. Forse terzo, sì. Terzo. In quel caso andrebbe a incontrare un secondo classificato. Guarini giro a girare con la battente. Non era facile bilanciarla in difesa questa. Intanto, ridendo e scherzando, anche oggi all'ora di pranzo, sono le 13:41, siete in 3.000. Non so se ti fa piacere questa sì, cosa. Abbastanza. Un giro per ingegneri che... Perché realizza 4 punti. È più bello litigare davanti a 3, 4, 5 mila persone piuttosto che... Che io e tu in camera d'albergo. Esatto. Io e tu, tu e io. Giusto per essere i Sandra e Raimondo, come molti ci chiamano. Garuffa per Guarini, presa di palla larga per Matteo che apre un gioco in difesa... centrale sul lato corto del tavolo. E qui ingegneri ancora al volo, questa assolutamente più agevole della precedente. Vediamo se riesce a pilotare, soprattutto se non difesa. si rincontrano ma ripartono entrambi.
ma non credo basti per trovare davanti, non so se lo vedo un buon schema di difesa. No, sto andando, ma di calcio sì, un po' come prima, sfilare sullo scarso verso la zona pallino, sempre 2.5 la forza standard. Eccola qua, Di Grossa. Una giocata Di Grossa, Gianluca, non l'ha giocata a mollarsi sul pallino. 8 punti per Golemi, 30-7. Diciamo che prendendo, se gli fosse scappata larga, la contraria avrebbe diminuito la forza e la sua si sarebbe spostata verso la zona pallino. Era abbastanza ben messa. Poi ha giocato benissimo Matteo, 8 punti. Aveva anche poco angolo per concepire proprio la scarsa. Che palla anche questa di Walter. Di seconda Walter Ingegneri realizza 8 punti, una steccata maiuscola del campione argentino. 30-15 il parziale. Guarani di Candela. Non riesco a percepire, andiamo. No, sì, di quello. Ah, no, sì, l'attacca per la Candela. Attacca di Candela. 2 punti. Qui c'è della sostanza. Su quel birillo lì. Tre sponde di calcio per Ingegneri. 32-15. Vedo Matteo concentrato ma tranquillo. Assorto nei suoi pensieri. Attenzione, mamma mia, è andato vicino a lasciarla questa. Ha aperto le braccia. L'ultimo graffio, eh. Ma se n'era accorto subito Walter, sì, che aveva combinato qualcosa. Se n'è accorto subito che la situazione si poteva complicare. Personaggio simpaticissimo, tra l'altro, Walter Ingegneri. Come con noi sono sempre gentili e simpatici tutti gli argentini. Ieri sera eravamo in videochiamata, uno ci ha fatto vedere, sono fortissimi. Sì, il fratello di Menghi mi ha messo un videochiamata con una sala biliardo. C'erano dei ragazzi che giocavano, c'erano un biliardo con una bandiera dell'Italia e una bandiera dell'Argentina accanto sotto il tavolo. Lo vivono comunque, qui dovremmo imparare dagli argentini, eh? Lo vivono con un pathos, con una roba. E infatti guarda, sono tutti lì, se inquadriamo la tribuna, guarda, gli argentini sono tutti a vedere la partita di Walter, quelli disponibili e che non impegnati sui tavoli sono tutti a vedere la partita di eccoli lì nella parte centrale. C'è Torregiani, c'è, adesso non li ricordo, tra Borghese e in divisa Torregiani che chiacchiera con Lopez. Sì, è Daniel, sì con Lopez. C'è Paolo, ma c'è anche Oliva, mi sembrate di vedere anche Oliva. Non è Oliva quello accanto a Lopez? Se non lo è, gli assomiglia parecchio. Oliva mi sembra che non ci sia tra la compagine argentina a giocare. Abbiamo trovato quello che gli assomiglia parecchio? Per me è lui. Non lo sapremo mai. Dopo socio, già che ci sei, vai in tribuna. Vai un po' là, eh. Golemi al volo di 2, non intercetta il pallino da 4. Rimane lungo per rimanere di questo giro. Qua Ingegneri, se vuole rimanere attaccato alla ruota dell'italiano. Se non vorrei fosse venuto a guardare lo striscio, amico. Sì, ci sta, eh. Non è tanto distante dalla lunga, infatti.
e lo fa anche, lo fa molto bene, in modo fantastico. Bravo Walter, 6 punti rimangono tali, ma quel pallino cancella Gualemi l'uscita di Bricolla di Parabola, obbliga ad andare sulla lunga di destra con notevoli difficoltà in questo salvataggio, con l'obiettivo del pallino da 3 nella testa di Matteo. Va a giocarci a nascondino dalla lunga di sinistra. No, l'ha giocata così. L'ha giocata di ha sfaccio, giocato sì. Lo sfaccio, prendendo i birilli, avrebbe fatto i birilli, avrebbe parificato entrambe le biglie. L'ha presa troppo scarsa, quindi non è venuto fuori il disegno che aveva in testa Matteo. Occasione per Ingegneri, praticamente per mettersi subito alla ruota di Gualemi. Vediamo se si apre questa. E si apre da 10 questa, di 3 passate e mezzo, fa voloso Ingegneri, la mette lì, mamma dentro mia, il castello, palla. 32 Gualemi, 31 Ingegneri, fantastica questa partita, fantastica. Andiamo indietro Nico sul tiro precedente di Gualemi, la mia domanda è, poi la scelta non importava, Quindi la tua considerazione è identica alla mia. Poi, vabbè, sai, le scelte dei fuoriclasse sono sempre scelte difficili da su cui disquisire. Però non importava, perché secondo me, ora la valuto così molto rapidamente, non c'era molto margine d'errore. Di 4 a mo' di 5 per Matteo Gualemi, in mezzo al mare la gialla, una strada però abbastanza tracciata. Che Gualemi la intercetta, uscita. Credo sia rimasto anche dentro. Bella uscita da parte di Matteo. Qui secondo me Ingegneri si era già pregustato un'altra conclusione frontale, ma deve invece giocare una garuffa, che non è proprio la stessa cosa. Questo è sul largo, vediamo se riesce a aprire in difesa. Sembrerebbe di no. E questo come lo giochiamo? Matteo qui sicuramente non può giocarlo piano. No, piano no, ma secondo me lo gioca più passate, che la tiene più dritta la gialla. Già sì, a prendere poca lunga in alto, eccola qua, così, o a strisciare sulla lunga. Bravo Matteo. Sì, qui prendere l'angolo, la corta, se la lunga o la corta. Buono. Sì, perché erano frontali, quindi non c'era neanche il problema della bevuta di troppa corsa prendendo la lunga. 8 punti. Anzi, per Gualemi va a 40. Girone riesce a chiuderlo sul largo, fa il pallino e conserva la sua in buca. Non è tanto da chiudere, appena da chiudere, se tira girone può saltare addosso, gli deve saltare, appena da chiudere, e non l'ha era chiuso anche molto bene Ingegneri, perché ne fa 8. Ingegneri risponde subito agli 8 di Gualemi e quindi sostanzialmente parità, avanti di solo un punto Gualemi, 40-39. Qui della lunga anche a stopparsi, a ricavare traversina, difesa a Z. Lunga. Sì, fare cambio palla. Stretta. E difesa a Z. Però buona, ben gioco, buona ben giocata. Ben giocata questa conclusione da Gualemi, un po' sicuramente di rammarico, perché è passato molto vicino al castello. Sì, lì badi a fare cambio palla chiaramente per non perdere il posizionamento della battente. Intanto la mosca direttamente da San Vincent. Gancio per Ingegneri, giustamente sul largo, e difesa diagonale. Gualemi di 3.
non ci va di brico. Sto guardando la corta, però... ci va di tre, Matteo. Non credo che adesso alzi la stecca, anche perché non è un'alzata molto banale, Perché? Insomma, prima... Però secondo me un po' di paura di quello scivolamento della lunga ce l'ha, Questa non viaggia per niente male. E ancora gliela data, guarda. La stavo guardando dal vivo. Infatti era la preoccupazione di Gualem era quella. Ed è anche il motivo per cui secondo me non ha battuto Bricolla. Cioè aveva paura che con alzando di parabola di Bricolla gli scivolasse ancora di più. Comunque non ha difeso, giro a disposizione degli ingegneri. Giro di schiacciato andare al centro per ingegneri. Schiaccia troppo. Siamo dalla frontale, se rimane dentro e rimane fuori, occasione d'oro per Gualemi. Qui non è partito il colpo a ingegneri. Avanti di uno Gualemi, 40-39. Via il filotto, 10 punti qui per Gualemi, che diventano strike. 12. 52 per Matteo Gualemi e mette tutto a posto. Fantastico Matteo Gualemi, il colpo del campione al momento giusto. Sì. Si mette a meno 8, ma soprattutto a più 13 dal proprio avversario. Anche qui ha un'uscita tutt'altro che semplice. Riesce ad andarci dalla corta di parabola. E qui se non trova uno schema di difesa sul pallino è finita. Prende un pelo di bilia, gira troppo ingegneri e match ball per Matteo Gualemi. Da un'occhiata, ha girato gli occhi verso il pallino Matteo per vedere se tenendo la palla di tanto colpo potesse andare anche a 4. Ma secondo me non la deve. No, anche perché abbiamo visto troppo, che addirittura di angolo. Oppure per l'angolo, infatti stavo dicendo. 8 punti a chiudere per Gualemi. La prende grossa, è andato in scarto tantissimo Gualemi. E quindi se ha sforzato così il colpo vuol dire che l'ha visto pericoloso quel pallino lì. Quindi ha cercato di arrivarci a una piano forza dalla controllata. Sì. Fallisce la prima occasione. Adesso mi vengono in mente le parole che mi ha detto ieri a pranzo. Fa, ma a me mi scarta, cioè mi va più sul grosso nei colpi. Giro e pallino da 4 per ingegneri. Pallino da 4 c'è, il giro è sullo stretto. Vediamo il termine corsa. Ingegneri si mette a 43, accorcia le distanze. Trova anche difesa ingegneri. Un buon passaggio, un passaggio positivo per infermieri, per ingegneri. Bricolla di tutto effetto per Gualemi. Ad affondare. In Gualemi ne marca 10 e chiude. E chiude Matteo Gualemi questo bellissimo incontro. Una partita davvero davvero bella. Si stava ammalando un po' questo set per Matteo, ma più che ammalarsi il set stava rivenendo fuori, così come è sua caratteristica, in genere caratteristica argentina, un recupero importantissimo di Walter Ingegneri, a cui vanno assolutamente i nostri complimenti, perché Walter ha giocato una partita eccezionale, l'abbiamo detto prima nella pausa, se ci fosse stata addirittura la chiusura su quel traversino, ma probabilmente staremmo parlando di un'altra partita, però ci hanno fatto divertire, hanno fatto divertire tante tante persone da casa in questo inizio di day 3 per quanto riguarda il mondiale, il 25esimo mondiale di Calangiano. C'erano state un paio di partite senza commento questa mattina, però la prima commentata davvero subito con grande grande pathos
Adesso Nicola sta scendendo nell'arena televisiva per prendere qualche battuta a caldo con i due protagonisti. Non penso che con Walter Ingegneri serva l'interprete, però vedo Nicola che lo sta probabilmente andando a cercare nella persona di Gustavo Torregiani, penso che era in tribuna. Sta rientrando, lo fa in italiano, mi sta facendo cenno Nicola. Molto sprint il mio socio stamattina. Non ce ne vogliate, ma la partita di Guglielmi la sentiamo in un modo particolare in questo. Intanto vai Nico, vai. Eccomi qui con Walter Ingegneri nel dopo partita. Walter, complimenti perché avete giocato davvero una bella partita entrambi. Sì, la verità fu una bella partita con Guglielmi. Fueron cinco partidas muy, muy interesantes, siempre en la última bola la definición. La verdad que fue una linda partida, una bella partida. Quindi penso si sia capito abbastanza, sono stati 5-7 sì, molto intensi, è stata una bella partita. Io ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguo del tuo mondiale e ti auguro davvero di giocare in questo modo, perché hai giocato davvero un gran biliardo. Sí, yo uno trata siempre de aprender, de tener estas competencias molto molto grande y bueno, y muy bueno lo que después transmiten y lo que opinan, muy bueno. Bene, allora si è capito, grazie Walter per la tua disponibilità, prendo due parole anche da Matteo. Grazie davvero. E anche lui ha detto che la vede come un'occasione di crescita e sicuramente è un piacere giocare queste partite. Matteo, ti abbiamo visto solo un errore vistoso ora in questo set, in questa chiusura. Questo problema sullo scarto prosegue oppure lì diciamo l'hai un po' esasperato lo scarto perché avevi paura di arrivare un po' forte su quel pallino? Sì, non l'ho steccata bene la biglia, mi è partita una steccata un po' floscia, diciamo così. Però ho difficoltà sulle direzioni, sinceramente, perché mi varia troppo in base alle velocità, allo scarto, sulle quantità sono un po' in difficoltà quando devo giocare d'effetto. Spero di migliorare piano piano, ora poi... Il tavolo l'ho trovato rispetto al primo giorno quando ci ho giocato cambiato, a mio parere più regolare. Il primo giorno mi sono trovato più in difficoltà rispetto a oggi sulle geometrie. E niente, dai. Comunque una bella partita, Ingegneri ha giocato benissimo, però tu hai risposto colpo su colpo, hai dato sempre l'impressione anche quando eri un po' attardato di essere sempre lì, presente, concentrato e tranquillo. Sì, non sono contento, sinceramente, magari dall'esterno non so quanto si possa percepire, però io mi sono accorto che in certi momenti della partita non pensavo alla partita ma pensavo ad altro e questo non va bene. Quindi, questo noi non lo possiamo sapere. No, è chiaro. No, ma magari si percepisce quando un giocatore è un po' assente dal gioco, no? Però da quello che mi dici sembrerebbe di no, quindi, quindi meglio così, dai. Bene, dai, ti facciamo l'in bocca al lupo, ti lasciamo tranquillo, dovrai giocare l'ultimo incontro contro il San Marinese Torre Rossini. Il tuo passaggio con questa vittoria non è in dubbio, forse non lo era neanche prima, però insomma ci siamo messi in una situazione più tranquilla che mai. Il giorno quando mi hai detto il passaggio non è in pericolo non ti ho risposto, però il pensiero era diciamolo venerdì, perché insomma in pericolo ci siamo sempre, dai, comunque... L'importante è cercare di giocare bene, poi il resto ci vuole tante cose, devono mettersi insieme per... Poi arrivare primi o quarti alla fine non è che si trovi per forza degli avversari comodi al... Vabbè, comodi, poi comodi non ce ne sono perché alla fine chi arriva al girone finale di un mondiale è sicuramente un avversario diciamo pericoloso, ecco. Comunque allora l'in bocca al lupo a Matteo Guglielmi per il proseguo del suo mondiale, ti do la linea per la chiusura Gianluca e ti raggiungo tra pochissimo.
Eh sì, un Matteo, no, sinceramente Matteo, guarda, abbiamo detto l'esatto contrario, e Nicola, vedendo le immagini, le soggettive, abbiamo detto diverse volte, tranquillo, lo vediamo sereno, concentrato, e ci sta che la testa vada da un'altra parte, la pressione probabilmente è tanta. Io sono d'accordissimo con Nicola, è una partita che Matteo in tempi non sospetti poteva facilmente anche perdere, invece l'impressione che ha dato, io reitero il pensiero del mio socio, cioè quello di esserci sempre. La partenza nella bella è secondo me anche un segnale di come Gualemi potrebbe affrontare poi la fase finale di questo campionato del mondo. Beh, che dirti Matteo, dal punto di vista delle direzioni, a parte l'ultimo giro di mezzo colpo, l'angolo che hai preso pieno in chiusura, a parte quello io problemi di direzionalità non te ne ho visti tanti, nel senso che sulla palla davanti, soprattutto sulla palla grossa ad aprire, invece ci hai fatto vedere delle gran belle cose. Arrivato intanto Nico in postazione di commento. Sì, era una partita diversa rispetto a quella che abbiamo trasmesso l'altro giorno di Gualemi. Questa era una partita molto più impegnativa perché l'avversario era sicuramente un avversario di tutto rispetto e uno dei giocatori dell'Argentina più rappresentativi. Secondo con me l'esperienza Gualemi, maggiore, esatto. Cioè, da tanti anni ingegnere. Secondo me Gualemi piano piano sta facendo dei passettini nel settaggio della stecca, nel avere qualche certezza che sembrava non avere un paio di giorni fa, sia nella conoscenza dei materiali, sia le biglie, sia dei panni. Bah, abbiamo quarta in una versione 2.0 conclamata. Matteo che sta facendo i passettini. Beh, chissà. L'unica cosa secondo che non sapremo mai... ne vedremo delle belle. L'unica... Anche questa è una partita... al pari della partita che vi abbiamo trasmesso ieri, molto bella, sì. Molto bella. L'unica quindi se cosa... non l'avete vista riguardatevela. L'unica cosa che non sapremo mai è che chi ha ragione tra me e Nicola sul traversino di chiusura di Ingegneri, ma questo assolutamente non ve lo diremo mai, perché ragazzi, no, Nascimbeno non dirà mai hai ragione, ma avevo ragione io. Questa è di una disonestà intellettuale infinita. Guardate che Nicola Biondi è riuscito anche a tarroccare a volte delle immagini. Sì, è vero. Con l'aiuto di Bianchi, sì, ce l'abbiamo fatto. Veramente, sei una brutta persona. E allora speriamo che vi siate divertiti. Noi adesso lasciamo il canale senza commento per il prossimo incontro, quello tra Longo e Angel Boss. Ritorneremo con voi poi in via senza soluzione di continuità dalle 15 fino all'ora di cena. Poi esatto. Saremo sempre in diretta. Vi proporremo con il commento Scorza, Fernandez, Marcolin, Martinotti e Rizzo, Berruti. Per adesso un buon appetito, anche se in ritardo, e un buon biliardo da guardare sempre qui su Biliard Channel, il canale del biliardo. A dopo. Mondiale.